Operazione spettacolare in questi giorni, arriva al lago con i lavori del cantiere delle paratie. Le gru sollevano le grandi palancole per posizionarle nel lago, strutture provvisionali che consentono lo svuotamento dell'acqua e la conseguente costruzione della vasca. Nei giorni scorsi l'assessore regionale ad enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sartori aveva fatto il punto sul cantiere annunciando un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma. La causa era stata proprio la difficoltà riscontrata durante le operazioni di infissione delle palancole sul fondo del lago. A fronte di un totale di 360 metri di palancolato perimetrale della vasca A, 70 metri hanno comportato problemi di infissione a causa di materiale di tipo grossolano presente sul fondo, come rilevato dalle indagini geognostiche a suo tempo effettuate sull'area, aveva spiegato l'assessore. Lo step successivo del cantiere prevede la realizzazione della cosiddetta vasca A e la conseguente rimozione delle palancole di cinturazione. Intanto torna a salire il livello del lago. Le acque si sono alzate a tal punto da lambire buona parte dei marciapiedi sul lungolago, in particolare di fronte a Piazza Cavour. Nel pomeriggio di oggi l'area ha toccato quota 85,5 cm. Al momento sono state posizionate delle passerelle per permettere il passaggio in sicurezza dei turisti sulle imbarcazioni. Secondo i dati di laghi.net, enti regolatori dei grandi laghi, al momento la tendenza tra flusso e deflusso resta stabile.